Questa è la seconda biografia dedicata a Kendrick Lamar. Se vi siete persi la prima, dove analizzo la vita di K-Dot dall'infanzia all'uscita di To Pimp a Butterfly, correte a vederlo. Se invece lo avete già visto, beh, non perdiamo tempo e ributtiamoci nella musica del poeta di Compton. And this is the big step. Abbiamo lasciato Kendrick Lamar nel 2015, al picco assoluto della sua carriera, all'uscita di To Pimp a Butterfly. L'album, oltre a essere un vero capolavoro, risulta anche un grande successo commerciale. Vende oltre 320.000 copie nella prima settimana. Oltretutto, stabilisce anche un nuovo record assoluto su Spotify, dove viene riprodotto per 9,6 milioni di volte nel solo giorno d'uscita. Ovviamente, sia il disco intero e i vari singoli ottengono numerosi premi e riconoscimenti. Kendrick diventa il rapper con più nomination in un'edizione dei Grammy Award, ben 11, e alla fine vince 5 statuette, tra cui quella per il miglior album rap. Durante le varie esibizioni di questo periodo, Kendrick alterna spesso i pezzi contenuti in To Pimp a Butterfly con altri inediti. Queste canzoni attirano la curiosità di tanti, tra cui quella di un grande fan e amico come LeBron James, che si unisce al coro di quelli che vorrebbero ascoltarle riunite in un disco vero e proprio. Alla fine Kendrick accoglie le richieste del pubblico e il 4 marzo 2016 decide di pubblicare il suo primo album compilation, un title unmastered. Si tratta sostanzialmente di tracce fatte per To Pimp e poi scartate, quindi lo stile più o meno è quello, un po' di soul, un po' di jazz, un po' di funk, quel mix lì. Come riportato nel titolo, le canzoni non hanno un titolo, ma sono semplicemente elencate dall'1 all'8, indicando poi il giorno o il periodo della registrazione. Ovviamente si tratta di tracce non del tutto complete, ma le atmosfere sono quelle giuste e il genio di Kendrick Lamar si percepisce appieno. The smell is disgusting, the heat is unbearable. Preachers touching the voice, run for cover, the paranoid. Crew won't get you as this. Hate won't get you as this. Levitate. E anche la compilation raggiunge il primo posto della Billboard, avvicinandosi alle 200.000 copie vendute nella prima settimana. Un risultato davvero incredibile per una compilation, ovvero un lavoro secondario. Il 24 marzo 2017 esce il quarto brano della famosa serie The Hurt, cominciata nel 2010, una bellissima canzone che ha permesso di annunciare la data del prossimo album. You know what time it is, Annie up, this is him forever. Y'all got to late with the 7 to get your shit together. E poco prima dell'uscita del progetto pubblicherà uno dei brani più iconici della discografia di Kendrick Lamar. Remember syrup sandwiches and gram allowances, Vanessa nigga whistle. Diventato forse il pezzo più celebre in assoluto di K-Dot e la sua prima canzone solista a raggiungere il primo posto della Billboard. E ragazzi, vi ricordate cosa è successo il 14 aprile 2017? Esce Damn. Ancora una volta, Kendrick abbina il suo classico conscious rap a uno stile sonoro differente. Infatti, le basi di quest'album sono molto più vicine a delle cose che sono, diciamo, di moda attuali rispetto a quando faceva To Pimp a Butterfly con basi soul, jazz, boom bap, capito? Lì abbiamo della trap, della pop, dell'R&B. Si nota che lì si tratta di un Kendrick che si vuole far conoscere a livello internazionale, anche se era molto big, ma lì a livello musicale ha fatto un crossover molto molto più ampio. Ciò che resta sempre però, oltre alle solite rime perfette di Kendrick, solo i pezzi capaci di salire tutte le classifiche mondiali. Un'altra bomba è certamente DNA, a parer mio la traccia più tosta del disco. Per quanto riguarda gli altri due singoli, Love e Loyalty, si va sul pop. Infatti c'è una cantante come Rihanna. Non è un brano che ascolto tutti i giorni, è una hit da radio, però sì, resta una hit. Loyalty, loyalty, loyalty. Tenfold, no switch inside. I wanna be with you. Ma ci sono anche i casi in cui il feat con dei giganti del pop funziona, come ne è un esempio XXX, realizzata assieme agli U2. I chip a nigga little bit of nothing. I
chip a nigga a little bit of nothing. E qui mi devo assolutamente fermare, perché molti pensano che quest'album è un album super commerciale, senza nessun tema, senza nessun messaggio da far passare. Bro, ma conosci veramente Kendrick Lamar? In realtà c'è tutto un concetto dietro. Ogni album di Kendrick ha un tema ben definito. Ogni progetto ha un racconto incredibile che ti permette di immergerti completamente. Ma visto che tutti i brani erano delle hit, probabilmente non hai neanche cercato di capire il messaggio che voleva trasmettere. Section 80 è un omaggio ai bambini degli anni 80, cresciuti nelle periferie di Los Angeles, in particolare quelli che hanno vissuto la difficoltà dell'amministrazione Reagan. Good Kid, Mad City è un omaggio assoluto alla città di Compton, il mood, alla sua atmosfera, ma anche ai suoi abitanti. To Pimp a Butterfly difende la sua comunità e tutte le lotte che mirano a migliorare il mondo in cui viviamo. E il tema centrale di Damn è il rapporto con la religione. La spiritualità è un tema ricorrente all'interno dell'album. Un album pieno di contrasti che esplora costantemente l'opposizione tra il reale e lo spirituale. Il bene e il male, la vita e la morte, il vizio e la virtù. Kendrick mette alla prova la sua dualità, la sua forza e le sue debolezze, ma anche la sua purezza e i suoi peccati. Condivide la sua lotta interiore tra seguire le parole di Dio e allontanarsene, tra essere benedetto e maledetto. Quindi no, non è un album ipercommerciale. Parlando di vendite, nessun disco di Kendrick è riuscito a vendere più di Damn. L'album fa registrare più di 600.000 all'uscita e arriva ovviamente alla cima della Billboard. Ma Kendrick è entrato nel periodo più prolifico della sua carriera e non ha intenzione di fermarsi. Decide infatti di curare in prima persona la colonna sonora del film Black Panther, blockbuster della Marvel. Inizialmente avrebbe dovuto fare solo 2-3 brani, ma dopo aver compreso il messaggio dietro alla pellicola, che punta a celebrare la cultura nera e africana in particolare, ha deciso di prendersi in carico la realizzazione dell'intera soundtrack. Alla produzione partecipa l'intera TDE e la lavorazione viene portata avanti mentre Kendrick si trova nel mezzo del tour promozionale di Damn. Chiaramente stiamo parlando di una colonna sonora di un film e che quindi devi seguire i temi e il mood della pellicola. Ma sai come lavora Kendrick? O lo fa ben bene o non lo fa. È stata una vera sfida per Kendrick, dovendo integrare il loro lavoro in una storia già creata da altri. King of my city, king of my country, king of my homeland, king of the filthy, king of the fallen, we living again. Big shot. I brani si fondono perfettamente con il film e il doversi adeguare alle varie atmosfere del film conferisce a questo disco una bella varietà. Kendrick appare al microfono in tutti i brani, oltre a occuparsi della scrittura di tutti i testi, ma anche della produzione di alcune basi. Quanta responsabilità! E si dimostra eccellente in un lavoro fatto su commissione. Anche qui, altro primo disco della Billboard e oltre 150.000 copie vendute nella prima settimana. Ma questo è ormai scontato. Come avete notato, Kendrick non ha avuto il tempo per respirare, no? Per fare una piccola pausa. Tra il 2015 e il 2018 ha fatto uscire 2 LP, una compilation e una colonna sonora. Il successo è tanto, ma lo sono anche la stanchezza e la pressione. Ecco perché all'apice della sua popolarità il rapper di Compton se ne va via e per ben 4 anni. Tra il 2018 e il 2022 appare giusto in una manciata di featuring, anche perché viene colpito da un lungo blocco dello scrittore, dal quale impiega parecchio tempo per uscire. Ma se dal punto di vista musicale resta fermo, da quello imprenditoriale Kendrick compie un passo decisivo per la sua carriera. Nel marzo del 2020, lui e il suo amico e collaboratore di lunga data decidono infatti di fondare la PG Lang, una compagnia che si occuperà non solo di musica, ma anche di comunicazione creativa a 360 gradi. K-Dot sta tornando. 1855 days. Infatti ha annunciato il suo ritorno in una maniera
piuttosto originale, il rapper di Compton fece un comunicato sul suo sito web. Sul sito sono poi comparsi altri indizi, un misterioso file denominato The Hurt. Più tardi un altro nuovo file appare sul sito, con due CD e un libro in mano. E l'8 maggio Lamar rilascia The Hurt Part 5, insieme a un video musicale che affronta temi importanti riguardanti la società, offrendo una prospettiva unica attraverso la rappresentazione di varie figure di spicco della comunità afroamericana, come O.J. Simpson, Nipsey Hussle, Kanye West, Will Smith e Kobe Bryant. Quando parla di violenza e autoghettizzazione diventa O.J. Simpson, giocatore di football e attore protagonista di uno dei più famosi casi di cronaca nera americana. Quando parla di disturbi mentali diventa Kanye West, quando parla di mistificazione diventa l'attore Jussie Smollett, accusato di aver inscenato un'aggressione ai suoi danni per motivi razzisti e omofobi. Quando parla di mancanza di affetto diventa Will Smith, e quando parla di cambiare le regole diventa il grande Kobe. Infine, nell'ultima parte della canzone prende le fattezze di Nipsey Hussle, suo amico e collega morto nel 2019. Con Kendrick condivideva molte caratteristiche, tra cui raccontare la vita nel ghetto, ma anche cercando una strada per migliorare se stessi. Ha fatto tantissime cose per il suo quartiere. Insomma, un grandissimo personaggio. E finalmente, il 13 maggio 2022, esce Mr. Moral and the Big Stepper. Mr. Moral. Un vero punto di ripartenza per il nostro protagonista, non solo perché si tratta del suo primo LP dopo 5 anni, ma anche dal punto di vista produttivo. Quest'album è infatti il primo disco realizzato con la PG Lang, che è l'ultimo prodotto sotto Aftermath e soprattutto Top Dog, che Kendrick lascia dopo 17 anni di collaborazione. 17 anni! È tantissimo, ragazzi, eh? Mr. Moral and the Big Stepper è quindi da una parte l'ultima espressione del vecchio K-Dot e dall'altra la prima esperienza per un artista completamente nuovo, e questo si percepisce chiaramente all'ascolto. Il disco presenta sia la classica combinazione di jazz, soul, R&B e hip hop, ma anche sonorità più sperimentali. In quest'album Kendrick esplora temi più profondi rispetto ai suoi lavori precedenti. Ve lo dico già, ragazzi, qui entriamo in una galassia completamente differente da quello che abbiamo visto in passato nella discografia di Kendrick Lamar. Siete pronti? Volete aprire questa quinta porta? Ok, let's go! Kendrick racconta il suo percorso verso una terapia necessaria per affrontare i suoi tormenti interiori, che includono una vita di coppia problematica, nevrosi familiari e incertezze sulla paternità. Non si presenta più come un artista, ma anche come un marito, un figlio, un padre, un nipote. Parla della sua relazione, diciamo, un po' tossica con suo padre in Father Time, ovvero l'importanza di essere un macho, un vero maschio, un vero stepper. Daddy issues. My emotions, never express myself. Man should never show feelings, being sensitive, never help. Ma si permette anche di parlare di sua madre e di sua moglie, affrontando il tema della dipendenza sessuale che lo rende un marito infedele, e accenna anche un'eventuale aggressione sessuale subita da sua madre. Mother cried, put their hands on her. It was family tie, I heard it all. I should have grabbed a gun, but I was only 5. I never knew she was violated in Chicago. C'è anche We Cry Together. K-Dot e l'attrice Taylor Page mettono in scena una sorta di dialogo in rima, incentrato su un litigio davvero realistico, nel quale molti potranno rivedersi. See, you're the reason why strong women fucked up, why they say it's a man's world. Fake innocent, fake feminist, stop pretending. Kendrick affronta un argomento molto delicato nell'ambiente del rap e della strada, parlando di sua cugina e suo zio transessuali. Lo dice davanti a tutti in un album. My auntie became a man and I took pride in it. My favorite cousin said he's returning the favor and following my auntie with the same behavior. E per aver vissuto in alcuni luoghi molto, come possiamo dire, delle periferie, dei ghetti, trattare questa roba è una roba molto molto delicata, e devo ammettere che ancora una volta Kendrick mi ha sorpreso. Facendo questa cosa mi ha sorpreso. E quello che colpisce davvero è il fatto di
invitare artisti completamente differenti da quello che fai. Un OG come Ghostface Kill. We killin' greed, we killin' homelessness, and now I don't give a fuck about this land. I want ownership. O Kodak Black, ragazzi, Kodak Black. E il brano spacca, for real. Abbiamo parlato di quattro capolavori, Good Kid, Mad City, Section 8, To Pimp a Butterfly, Damn. Ma se volete entrare nella mente di Kendrick Lamar, ascoltate The Mr. Moore and The Big Stepper. È l'album che mi ha toccato di più. Affronta molti temi che mi stanno a cuore e che ho già vissuto nella mia vita. Ma anche perché non è mai stato così sincero e ci vuole molto coraggio per farlo. Sono parole che in realtà non si dicono a tutti, che non si mettono in un album. Eppure lui l'ha fatto. Una cosa è certa, Kendrick Lamar ha raggiunto ancora una volta un nuovo livello che nessuno l'ha fatto, nessuno. E ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia nel rap game. Diciamo che con Mr. Moore e The Big Stepper non solo Kendrick dimostra di essere ancora in forma, ma anche la sua nuova etichetta PG Lang mostra i denti, seguendo il proprio intento di proporre anche contenuti visivi di livello. Ovviamente la carriera di Kendrick va ancora avanti. Come detto, Mr. Moore e The Big Stepper ha messo un punto a una parte della sua vita artistica, ma ne ha anche aperta una nuova. Quindi non ci resta che stare a vedere cosa ci riserverà K-Dot con i suoi prossimi lavori. Io sinceramente non vedo l'ora di ascoltare un prossimo album di Kendrick Lamar. Aspetto solo quello. Tengo a dire che ho avuto l'opportunità di vederlo a Verona, era spettacolare. Ho fatto pure un piccolo vlog che potete trovare sul mio canale. Per il momento sono contento di aver potuto raccontare la storia di un ragazzo di Compton che è diventato così big, così influente, così importante nella cultura e nella musica stessa. Un ragazzo arrivato dal nulla, è arrivato a conquistare qualsiasi appassionato di hip hop. E questo grazie al suo stile del tutto personale, sempre volto alla positività e al miglioramento. Non c'è di meglio. Per me Kendrick rappresenta quei rari casi dove il successo sta allo stesso livello che la qualità. Perché secondo me, questa è una mia opinione personale, o il rapper è big però fa cagare, o è troppo forte però resta nell'underground. E sono contento di far parte di questa generazione che ha visto Kendrick Lamar crescere, no? Per poi esplodere all'internazionale e diventando una vera figura iconica per i giovani. Con la sua musica Kendrick offre un punto di vista differente sui classici problemi delle periferie americane, che vengono inquadrate con il giusto mix di fascino. Cresciuto col gangsta rap della West Coast, ne riporta le grandi influenze, ma nel tempo è riuscito a costruire una propria poetica personale. E se si parla di abilità da MC, chiudete tutto. Kendrick negli anni ha sviluppato un lessico pazzesco e una verità clamorosa, sia nel flow che nell'intonazione. Si impegna costantemente per essere al 100%, per essere il migliore nella sua categoria, anche a costo di umiliare letteralmente i suoi colleghi. Sai di chi sto parlando, però c'ho un bel regalino per te, te che sei arrivato fino alla fine. Settimana prossima, The Big Tree. Ah. Eccoci qua. Ancora una volta la passione ha preso il sopravvento e sono sicuro che vi ho tolto la voglia di andare a guardare un video su Netflix o su YouTube. Vero? Merci beaucoup pour la vision, siete davvero fantastici. E il modo più semplice e gratuito per ringraziarmi è mettere un like, un commento e attivare la campanella delle notifiche per non dimenticare nessun episodio, per non perdere nessuna hit. Ma se vuoi sostenere il canale, che è completamente indipendente, non ho nessun appoggio finanziario eccetera, sotto puoi trovare un link Tipeee dove puoi mettere 50 centesimi, 1 euro, 5 euro, 100 euro, che ne so. No. E quindi... Madonna, quanto sono matto. Sono stanchissimo, ragazzi. Sono... Ho fatto il video... Sì. Ho finito il video alle 2. Più appassionato di così non c'è. Trovatemi uno più appassionato di Barry. Adesso. Ci vediamo la settimana prossima, mercoledì ore 18, per mettere un pizzico di rispetto nella cultura hip hop. Let's get it.